E benvenute e benvenuti al webinar di Compalit dal titolo Creatività e insegnamento. L'associazione di teoria e storia comparata della letteratura, Compalit, ha deciso di fare una serie di webinar in questo periodo difficile, dato che è saltato per i motivi che sappiamo bene dell'emergenza Covid, il convegno in presenza che dovevamo fare a Milano a dicembre. E abbiamo deciso di fare questi webinar sul tema fuori classe, sul tema appunto dell'insegnamento, perché ovviamente il tema dell'insegnamento è al centro di tante discussioni e quindi volevamo dare il nostro contributo. Insegnamento in tutte le sue modalità, le sue forme. E dopo appunto un primo incontro sulla diversità a scuola, l'alterità, i media. Oggi con Stefania Rimini abbiamo deciso di fare un incontro dedicato alla creatività, cioè siamo convinti, convinte che sia un compito anche degli studiosi dialogare con chi le cose le fa, diciamo, con gli artisti. E con la cosiddetta appunto creatività in senso forte, e quindi discutere con loro il problema dell'insegnamento. Credo che però creatività e insegnamento si possa intendere a più livelli, e con i nostri ospiti, che innanzitutto ringrazio, che sono due grandissimi registi, due grandissimi artisti e due persone straordinarie, che sono Marco Martinelli e Gabriele Vacis, che poi fra poco presenteremo meglio, con cui incominceremo a discutere ben presto. Io non voglio prendere troppo tempo, ecco. Però ecco, io credo che con loro si possa discutere su questo tema a più livelli. Innanzitutto, quanta creatività ci possa essere nell'insegnamento in generale. Ecco, insomma, credo che sia un problema che chi lavora nell'ambito della creatività conosce bene. E poi a questa questione generale possiamo poi passare a degli esempi particolari, e credo che gli esempi possono andare su due piani in cui tutti e due sono stati attivi, cioè insegnare agli attori, cioè, perché si sa quanto è importante l'insegnamento anche per il teatro. Si dice, per esempio, per la letteratura che sia impossibile insegnare a scrivere, mentre invece molti ci stanno tentando. Invece insegnare a recitare deve essere possibile, perché il teatro si basa su questo scambio e su questo training, e il rapporto regista-attore è un rapporto particolarmente complesso anche da questo punto di vista. L'altro livello pratico su cui possiamo discutere e in cui diciamo entrambi hanno avuto esperienze molto importanti è proprio fare il teatro a scuola, cioè le esperienze nelle scuole. C'è stata una grande tradizione di quello che negli anni 70, quando io incominciavo a frequentare l'ambiente teatrale a Napoli, si chiamava appunto l'animazione, il terzo teatro. Insomma, da lì sono successe tante altre cose da lì. E quindi su questo appunto, dicevo appunto, di questo sono un po' le tre cose di cui vorrei parlare con loro. Pomeriggio sarà, insomma, pomeriggio, insomma, quest'ora e mezza, diciamo, che cerchiamo di passare insieme, articolerà così. Incominciamo adesso una discussione. Io incomincio a dialogare con Marco, Stefania, con Gabriele, poi ci sarà uno scambio di ruoli, ma prima dello scambio vedremo anche delle brevissimi video che saranno anche un'occasione poi per il pubblico. Finito appunto i due giri di interventi e anche un possibile dialogo fra i due registi, daremo la parola al pubblico per domande e chiuderemo poi con un ricordo di Nando Taviani, che ci ha lasciato poche settimane fa e che è stato, come sapete tutti, un grande critico, un grande studioso di teatro, ma anche un grandissimo docente, e il suo modello di insegnamento, secondo me, ha da dirci molto, e una sua allieva, Doriana Legge, ci ha preparato un video che chiuderà l'incontro. Allora,
Io inizio quindi a dialogare con Marco Martinelli. Non presento Marco nel dettaglio, sia perché l'abbiamo messo nella presentazione, sia perché se presentassimo Marco e Gabriele, solo per presentarli, passerebbe l'ora e mezza. Quindi mi limito a dire che ha fondato assieme a Ermanna Montanari, straordinaria attrice che tutti noi conosciamo, a cui mandiamo i nostri saluti, che è impegnata in casa di Marco in un altro webinar, ha fondato il Teatro delle Albe nel 1983, di cui è drammaturgo e regista. Ecco, io mi soffermo solo sulle esperienze di Marco con la scuola, che sono tante e sono internazionali, con un particolare interesse per l'Africa. Infatti sono iniziate con gli studenti africani di Chicago e poi allestito uno spettacolo ispirato a Jarry, i polacchi, poi in Senegal, anche in Belgio, uno spettacolo su Molière, e poi infine nel 2018 a Nairobi per un progetto sulla Divina Commedia, di cui vedremo un frammento. Voglio ricordare anche, per ricordare anche la nostra amicizia, insomma, io l'ho conosciuto quando ha portato all'Aquila Eresia della Felicità, che è stato uno spettacolo, quella dell'Aquila era una versione ridotta, però è stato uno spettacolo pensato per Sant'Arcangelo, poi fatto per l'Expo, con un numero veramente impressionante di bambini e adolescenti, diciamo, mi pare dai 7 ai 16 anni più o meno l'età presenti, che appunto facevano uno spettacolo su Majakovskij, anche se lo spettacolo conteneva, almeno nella versione che ho visto all'Aquila, anche tanto esercizio preparatorio, questo elemento così importante per il nostro tema creatività e insegnamento, le prove, il training, che erano parte dello spettacolo prima di arrivare a Majakovskij. Ecco, Eresia della Felicità, appunto, tematizzava l'adolescenza, questa età particolarmente, con cui credo che Marco abbia una particolare consonanza, dato appunto le varie esperienze che ha avuto, e credo appunto per la plasmabilità dell'adolescente, anche per le sue potenzialità infinite, per il suo essere un'età di soglia, nel limen, nel passaggio, nella svolta, ecco. E, ecco, queste esperienze con la scuola sono state classificate da Marco e Ermanna insieme come non scuola, fondata nel 1991, la non scuola, prima a Ravenna, poi in un luogo molto complicato, che è Scampia, portando Aristofane, e infine appunto Nairobi, Islams, di cui parleremo dopo, insomma, parleremo quando vedremo anche un pezzo. Io vorrei incominciare da questa come domanda, ecco, perché non scuola, questa negazione che è molto bella ovviamente, ma vorrei che Marco ce la spiegasse, perché non scuola e partendo dalla non scuola parlarci della tua idea di creatività nell'insegnamento, insegnare la creatività, insegnare con creatività. Intanto grazie Massimo per questo, a Stefani, a tutti per questo invito, anche per vedermi con Gabriele, che è da quando c'è il coronavirus, mi sa che non ci siamo più, no? Ci eravamo visti poco prima e quindi no, e grazie anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ma Massimo, la prima domanda è quella della non scuola. In realtà la negazione non è contro la scuola in quanto tale. Dopo alcuni anni, perché abbiamo iniziato a lavorare con gli adolescenti nelle scuole di Ravenna all'inizio degli anni 90, dopo un po' che lavoravamo con loro ci siamo detti: ma cosa stiamo facendo? E una nostra collaboratrice dell'epoca, Cristina Ventrucci, disse: ma questa è una non scuola, intendendo è una non scuola di teatro, perché intanto non c'erano casting, provini, audizioni, il nostro atteggiamento era di prendere tutti indiscriminatamente e far scoprire agli adolescenti il potere eversivo, liberatorio della scena, a ragazzi
nei primi anni 90 come oggi, ogni tanto anche mi chiedono ma come sono cambiati gli adolescenti? È ovvio, per certi aspetti sono cambiati, a me non sembrano molto cambiati dagli anni 90 ad oggi, poi Gabriele dirà, però sono sempre quelli, sono come dicevi tu sulla soglia, ma forse come eravamo anche noi, non avevamo gli smartphone, però eravamo anche noi sulla soglia, tra l'età dell'oro, dell'infanzia, e il terrore di ingrigire come gli adulti, e non sapere che cosa diventeremo, che cosa saremo. Quindi è davvero un'età splendida per il teatro, perché ti pensi con tutte le maschere possibili, no? Quindi davvero Dioniso che è tutte le maschere del teatro. E in questa non scuola quello che davvero ci affascinava era la selvatichezza di questi ragazzi. Ci piaceva lavorare sì con i licei, ma tanto anche invece con gli istituti tecnici, con chi faceva 2 ore di italiano alla settimana, con chi parlava in dialetto. E è ovvio che questa selvatichezza, una volta che siamo passati da Ravenna a Scampia, si è esaltata ancora di più, no? Diventando anche un'urgenza vitale che spesso sconfinava nella rissa, nella violenza. Però è tutta vita, ci siamo sempre detti. Ed è una vita con la quale bisogna entrare in contatto. Come immagine cardine della non scuola, abbiamo sempre detto, è il cortocircuito tra gli asinelli e la biblioteca. Cioè tra ragazzi che, quando sono stati deportati a teatro alla mattina a vedere un Pirandello, un Goldoni molto noioso, mortale, hanno detto croce su questo, cioè a noi il teatro non interessa, a noi interessa il rock, il calcio, interessano le discoteche. Bene, questa loro urgenza noi l'abbiamo invece messa in contatto con Aristofane, con Shakespeare, con Dante, in un procedimento che però, e qui forse le nostre radici, le mie, quelle di Gabriele, sono molto vicine, no? Veniamo un po' da una matrice in cui il testo non è impositivo, non è allora, ragazzi, questa è la battuta, la fai, mi entri a sinistra, vai verso destra, tu invece vieni a proscenio, non è questo. È invece creare un contatto tra la vita dei ragazzi e le grandi, bellissime, magnifiche architetture dei classici, in modo che l'una illumini l'altra, in modo che le improvvisazioni, e l'improvvisazione è un cardine della non scuola, cioè il momento in cui l'adolescente tira fuori le sue cose, no? E poi si tratta, la bravura della guida è quella di riuscire a creare un intreccio tra alcune parti del testo, tra un monologo, tra le suggestioni che dà, e tutta questa vita selvatica che loro in genere non confessano né ai professori né agli insegnanti, e fargli sentire che il teatro è davvero una zona franca di libertà in cui puoi tirar fuori anche ciò che hai dentro di te di segreto e che non dalle angosce ai momenti più appunto scatenanti della loro furia, alle loro canzoni, al loro mondo, al loro immaginario, insomma, e sentire che il sogno di una notte di mezz'estate, per dire il classico, oppure tanti Aristofane, parlano di loro, sono scritti per loro. Nel momento in cui loro verificano questo, ecco che il teatro diventa più eccitante di una PlayStation e anche di uno smartphone, quando riesci quelle 2 ore a star con loro e a non farglielo usare. Sì, infatti quello che io ho notato anche nel film bellissimo che ho visto stamattina su, appunto sull'esperienza a Nairobi, è questa partire dal testo, perché si parte dalla Divina Commedia, all'inizio è proprio la Divina Commedia, e però poi a un certo punto saperlo reinventare quando, per farlo appunto interagire, per cui per esempio la parte sulla corruzione tu l'hai totalmente reinventata facendo, dando spazio al loro mondo, appunto. Bene, io adesso darei la parola a Stefania per invece sentire poi una domanda a Gabriele Vaces.
Grazie Massimo, è un piacere fare staffetta in questo pomeriggio, quindi innanzitutto ringrazio Marco e Gabriele per la loro disponibilità, sappiamo quanto siano usuranti queste sessioni online, ma davvero noi proviamo a viverle come esperienza di ascolto e di condivisione. Allora, parlare o provare a introdurre una figura politecnica come quella di Gabriele non è semplice, lui è stato capace di incarnare molti ruoli e di attraversare il tempo della scena attraverso invenzioni di format, di modi, di relazioni che hanno senz'altro cambiato il volto del teatro italiano contemporaneo, a partire dalla ripresa e dalla rimessa in circolo dell'idea stessa di teatro come narrazione, grazie all'esperienza, alla fondazione del Laboratorio Teatro Settimo. Ricordiamo la capacità di traghettare e di testimoniare una figura e un'eredità come quella di Grotowski. Io in fondo l'ho incontrato tra le pagine del libro Awareness, e a quelle pagine torno spesso nei momenti in cui mi coglie un po' il tremore rispetto alla, diciamo, al mestiere che non è naturalmente nel mio caso quello né di attrice né di regista, però appunto come diceva Massimo l'insegnamento ha una necessità di reinventarsi attraverso la lezione, il filtro di Gabriele è sempre possibile. Adesso è direttore della scuola di teatro per attori del Teatro Stabile di Torino, dopo aver insegnato anche alla Paolo Grassi, e quindi il contatto con le nuove leve della scena contemporanea è, diciamo, il pane quotidiano della sua esperienza, e a questo si lega anche la fondazione dell'Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona. Proprio qualche settimana fa, ragionando e dialogando con Gerardo Guccini in una di queste stanze, ha insistito molto sulla necessità di tornare alla coincidenza tra spettatore persona e attore persona, e credo che in questo la direzione di Marco Martinelli coincida perfettamente. Allora, io ieri provavo a trovare una chiave per spiegare anche il titolo che abbiamo dato, di scena e di libro, che naturalmente è un omaggio a Fernando Taviani, ma è anche l'idea che Gabriele e Marco sanno coniugare il mestiere di registi, di attori, ma anche la vocazione per la scrittura. E io partirei con la lettura di uno stralcio da appunto il libro di Gabriele su Grotowski per cercare di introdurre la domanda che vorrei fare. È importante che una città abbia il suo teatro e un teatro la sua città. È importante perché si assomigliano, perché hanno destini comuni. Entrambi sono mezzi di comunicazione, media, ma non sono mass media. C'è un altro medium che senza essere di massa entra facilmente nel discorso, la scuola. Il rapporto pedagogico è parente stretto della città, del teatro. È augurabile che la televisione riesca a scoprire presto le proprie potenzialità pedagogiche. È un mondo in cui sempre più persone hanno accesso a internet, probabilmente è meglio. Ma la scuola è un'altra cosa. Il momento in cui il maestro dice e l'allievo ascolta, ma anche viceversa. Ha bisogno dello spazio concreto, fisico, ha bisogno della realtà. Paradossalmente il teatro, come la scuola e la città, diventano strumenti per la produzione della realtà. Ecco, mi sembra davvero illuminante questo passaggio, che però impone una sorta di rimediazione. Cioè, cosa succede oggi quando la scuola, il teatro e la città in realtà sono costretti a perdere il loro spazio fisico? Come, secondo te, possiamo recuperare questa necessità di relazione? Beh, abbiamo fatto esperienza in questi mesi proprio della negazione della presenza. E io ho visto tante manifestazioni
anche proprio manifestazioni sindacali ufficiali di insegnanti che chiedevano la scuola in presenza. E questa parola in presenza viene utilizzata nei talk show ormai, no? E viene rivendicata come scuola in presenza. Teniamo chiusi le piste di sci, ma riapriamo le scuole perché la scuola va fatta in presenza. Improvvisamente sono diventati tutti pedagoghi, cioè io sono veramente entusiasta di tutto questo, no? Ovviamente l'entusiasmo nasce dalla negazione, scusate, la consapevolezza della necessità della presenza deriva dalla negazione della presenza. E io mi sono fatto una domanda in questo periodo: ma forse che prima del lockdown la scuola era in presenza? E questo qua è una questione interessante, no? Io insegno alla Cattolica da 18 anni, da tanto tempo, e quante volte mi sono ritrovato di fronte una classe di corpi inanimati che chissà dove avevano la testa, non erano presenti. E ogni volta che io lavoro con giovani italiani devo sempre fare un momento in cui li porto in presenza, in cui li richiamo alla presenza, cioè non è automatico. Quando ho lavorato per un lungo periodo a Gerusalemme in Palestina con il Palestinian National Theater e con giovani palestinesi, questo problema non c'era. Cioè loro arrivavano lì alla scuola dove lavoravamo, nel teatro, nello spazio, ed erano presenti e si cominciava a lavorare. Perché? Perché erano presenti anche fuori. Cioè erano presenti a se stessi, agli altri, al tempo e allo spazio, perché purtroppo sono costretti ad essere presenti. I ragazzi palestinesi sono costretti a misurare ogni parola che dicono, ad avere una perfetta consapevolezza di ogni gesto che compiono, perché se si sbagliano è pericoloso. E credo che a Scampia o a Librino, dove abbiamo lavorato, Stefania se lo ricorda, al film La paura sicura, no? Lì a Librino. Ecco, in questi quartieri difficili la condizione è molto simile. Cioè i ragazzi di Librino devono fare attenzione ad ogni parola che pronunciano, devono fare attenzione ad ogni gesto che compiono, perché se sbagliano è pericoloso. Mentre nel nord, dove viviamo noi, a Torino, a Ravenna ancora di più, no? Che cosa succede? È come se non fosse più necessario essere presenti a se stessi, agli altri, al tempo, allo spazio. E allora in questo periodo credo che quello che davvero di cui avremmo veramente bisogno è riflettere su che cosa significa essere presenti e soprattutto come facciamo a recuperare la presenza in uno scenario che non ci richiede più la presenza, perché non siamo mai a rischio, perché abbiamo cercato di ridurre al minimo il rischio, perché abbiamo allevato, credo ormai, due generazioni con il mito della sicurezza, invece che con il mito, come quando noi eravamo piccoli, che ne so, il mio maestro ci teneva particolarmente a farci crescere coraggiosi. E invece adesso quello che capita è far crescere i ragazzi al sicuro. E non stanno bene in questa condizione di sicurezza obbligata. Non stanno mica bene. Allora Marco diceva, gli adolescenti sono sempre gli stessi. Ma certo, ha ragione, ha perfettamente ragione. I ragazzi, quando noi eravamo adolescenti, ormai nel Giurassico, però avevamo gli stessi problemi, le stesse pulsioni, le stesse tensioni che hanno gli adolescenti di oggi, ci mancherebbe. Ecco, però l'intorno invece quello sì che è cambiato molto. Sì. Allora, come facciamo in un Occidente che ha garantito 70 anni di pace e che quindi ha
tolto di mezzo tanti elementi di rischio a garantire i prossimi 70 anni di pace, in una condizione che sembra non avere più la necessità proprio, no? di essere coraggiosi, di lottare, perché tanto siamo al sicuro. Allora credo che essere presenti a se stessi sia la base da cui dobbiamo ricominciare e da cui veramente dovremmo riprendere il discorso. Forse bisognerebbe mettere una materia a partire dalla scuola elementare, presenza. Quando il mio maestro faceva l'appello e io rispondevo presente, se non era vero che ero presente, lui se ne accorgeva, aveva questa competenza ed è una cosa straordinaria. Ecco, questa cosa qua credo che andrebbe veramente, veramente recuperata se vogliamo avere un futuro di pace come quello che abbiamo avuto e che ci hanno garantito i nostri genitori e i nostri vecchi. Bene, grazie per aver messo in crisi una delle espressioni che oggi si usa di più e che più viene data per scontata, in presenza. Ecco, sì. Veramente ci ha dato molto da pensare. E io però adesso veramente farei vedere qualcosa di questi due nostri straordinari ospiti. Quindi, conservando sempre l'ordine alfabetico, incomincerei con un piccolissimo frammento da questo film di cui parlavo prima, in cui appunto la Divina Commedia è stata fatta recitare e poi anche appunto reinventata, insomma, in vario modo da questi bambini che vivono fra gli slum più terribili, insomma, della periferia di Nairobi, insomma, che vengono visti all'inizio del film con un drone, insomma, con una panoramica dall'alto, e poi recitano in coro, appunto, la traduzione inglese, quella famosa di Mandelbaum, della Divina Commedia. Quindi partirei con questo breve video. Grazie. Bene, grazie moltissimo, avete visto appunto questa, faceva un bel effetto vedere Dante come sottotitolo di questa, abbiamo chiuso a proposito di presenza con questo gruppo sugli alberi che erano appunto meno presenti forse, o presenti in altro modo. Va bene, ora do la parola a Stefania che introduce
l'altro frammento video. Stefania, devi attivare il microfono. Eccomi, scusate. Per ragionare su quanto Gabriele provava a dirci prima, la necessità di recuperare un senso di presenza e di declinarlo in uno spazio-tempo contingentato come il nostro, mostriamo un video degli allievi della Scuola di Teatro di Torino che fa il paio con un altro esperimento analogo che aveva battezzato il 25 aprile e che fa capire come i corpi possono reagire a questo tempo. E quindi farei partire il video della canzone di Bertoli e poi chiediamo a Gabriele se gli va di spiegarci come nasce. La scuola per attori del Teatro Stabile di Torino è in zona rossa. La scuola è chiusa e noi allievi attori siamo a casa, ma non stiamo qui a piangerci addosso. La cosa che ci fa rabbia è vedere... La chat dice che non si vedeva, a me sembra che, cioè, almeno io lo vedevo, non lo so. Era partito, se vogliamo riprovare un attimo, se no, vabbè, riproviamo, sì, ci dicono sulla chat che riproviamo. Io l'ho visto benissimo, anche sentito sì. Bene. Stabile di Torino è in zona rossa. La scuola è chiusa e noi allievi attori siamo a casa, ma non stiamo qui a piangerci addosso. La cosa che ci fa rabbia è vedere i teatri chiusi perché il teatro è in presenza. Eppure il vento soffia ancora. Distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno al distinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, si
sarà qua le navi sull'aurora e sussurrerà canzoni tra le foglie e bacia i fiori e mi bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne fra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Grazie, grazie anche di questo bel frammento che faceva irradiare il teatro, diciamo, in tutti gli spazi possibili. Ecco, io a questo punto farei io una domanda a Gabriele, poi Stefania la farà a Marco, ci scambiamo un po'. Sono stato ospite anni fa alla Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, ho avuto questo onore, non avevo mai fatto un'esperienza è stato sicuramente un'esperienza molto bella e mi chiedevo, ecco, quello che hai detto tu prima molto interessante sulla presenza. È chiaro che la presenza autentica, quella di cui parlavi tu, insomma, quella che non è garantita dalla presenza fisica, è una cosa, una concentrazione, un'attenzione, un'attenzione, no, che deve sapere ottenere poi anche chi insegna, cioè, o chi in genere recita, cioè l'attore. Io ho un incontro che abbiamo avuto poco tempo fa sulle dive, sulle attrici, insomma, scrittrici. Ricordavo Laura Betti che ha una presentazione di libro con due versi di Pasolini, trasformò una presenza non troppo presenza, insomma, di un pubblico concentrato sino a un certo punto, come sempre il pubblico una presentazione di libro, in un vero teatro, in un silenzio assoluto tesissimo, perché era una grande attrice. Allora, come si può insegnare all'attore, all'attrice, insomma, a creare presenza? E che cosa... In che cosa consiste questo saper creare una presenza vera? Ma noi ci stiamo occupando di questo. Adesso i ragazzi che avete visto stanno facendo il terzo anno e quindi sono già 2 anni che lavoriamo con loro e sono molto contento dei risultati che stiamo ottenendo. Come si fa a lavorare sulla presenza? Beh, intanto abbiamo tutto un repertorio di cultura teatrale che parte da Stanislavski e arriva a Grotowski, passando per Merkel, passando per Dulin, passando per tutti quelli che nel corso del Novecento si sono occupati del teatro oltre lo spettacolo, perché poi tutti i grandi maestri del Novecento hanno questa caratteristica in comune, si sono occupati del teatro oltre lo spettacolo. Perché per tutto il Novecento hanno cominciato a farsi strada una serie di mezzi di comunicazione che dal punto di vista dello spettacolo erano molto più efficaci del teatro e quindi il teatro ha dovuto riformulare il proprio ruolo, le proprie funzioni. E una di queste funzioni, diciamo che affonda proprio nelle origini del teatro. Il teatro di Epidauro, per esempio, stava dentro al più grande ospedale dell'antichità, era un reparto del tempio di Asclepio, cioè del dio della medicina, quindi era praticamente il reparto dell'ospedale, era un reparto dell'ospedale il teatro, e non abbiamo un'idea precisa di quello che ci facevano dentro, quello che sappiamo è che probabilmente ci facevano riti catartici, e la catarsi sta alla base del teatro. Quando io vedo questi ragazzini che Marco con cui ha lavorato in Africa, beh, è straordinaria questa cosa, no? Cioè il momento in cui questi ragazzi incontrano Dante e non hanno probabilmente non l'avevano mai, forse non ne avevano mai sentito parlare prima, ovviamente, no? Però in quel momento
diventa un'altra cosa. In quel momento si crea uno straordinario feeling tra tutti, no? Questo lavoro che fa Marco di recuperare gli slogan in positivo, quando dirigevo i teatri di Reggio Emilia, una delle cose più belle di cui vado più orgoglioso della mia direzione dei teatri di Reggio Emilia è che Marco è venuto a fare un lavoro con i ragazzi di Reggio Emilia, ed è stato bellissimo, no? Allora, in che cosa come si fa ad ottenere questa presenza? Io credo in relazione all'ascolto. Quello che stiamo sperimentando con i ragazzi anche della scuola del Teatro Stabile di Torino è proprio il profondere energia più che in quello che dico, nell'ascolto degli altri mentre dico quello che devo dire. Ecco, credo che questa sia la regola fondamentale, ce ne sono molte altre. Ultimamente stiamo lavorando su un concetto che chiamiamo la fermezza. Sono settimane che facciamo l'esercizio della fermezza, che non vuol dire immobilità, è proprio il contrario, no? Cioè, però stiamo lavorando su questo. Però credo che alla base l'ascolto dell'altro sia l'elemento fondamentale. Se ci pensate, il teatro permette di ascoltare gli altri mentre parliamo. In teatro chi agisce può vedere chi lo guarda. Allora è questo scambio che è importante, ed è lo stesso scambio che avviene a scuola. Cioè, all'insegnante che parla ai suoi allievi, gli allievi non sono indifferenti. Non c'è la quarta parete, non ci deve essere la quarta parete, perché se c'è la quarta parete, allora, ecco, tutti i problemi che nascono dalla DAD in questo periodo nascono dal fatto che gli allievi, come quando siamo al cinema, ecco, noi spettatori al cinema siamo completamente indifferenti agli attori, che non sono lì in quel momento e in quel tempo e in quello spazio. Mentre a scuola e in teatro, e questo è quello che accomuna veramente le due esperienze, chi ascolta può ascoltare chi parla può ascoltare chi lo ascolta, chi agisce può vedere chi lo guarda. E questo è importantissimo, perché quello che io faccio è determinato, è profondamente influenzato da chi mi sta ascoltando. Quindi, se voglio lavorare sulla presenza, per prima cosa devo ascoltare gli altri. Grazie, molto, molto bella questa cosa dell'ascolto degli altri. Stefania. Sì, allora, io confesso di aver, cioè di seguire il lavoro di Marco da tanto tempo, per merito di una persona che è qui insieme a noi, ed è Marco Sciotto, che è un mio allievo, un mio dottorando, perché per fortuna ogni tanto, appunto, nella direzione dell'ascolto a cui faceva riferimento Gabriele, accade che si rovescia il paradigma, per cui sono gli allievi che trasferiscono e trasmettono saperi, interessi, passioni. E con Marco, devo dire, accade spesso, come anche con Laura e Giovanna, che oggi si sono prestate alla regia, ma in questo devo dire di essere molto fortunata. Quindi volevo intanto restituire a Marco Sciotto la felicità di un incontro in cui sappiamo di aver parlato di quello che poi oggi è un progetto di ricerca, ma che era soprattutto una sua passione forte. E provo a fare una domanda a Marco Martinelli, un po' off topic rispetto forse a quello che stiamo dicendo, ma mi ha molto incuriosito, in effetti non lo ricordavo, la concezione che loro danno all'appuntamento rituale dei Parlamenti di aprile, che sono per definizione il tentativo di attivare un cerchio, appunto, di ascolto, di condivisione, e che prevede una sorta di schieramento doppio dei
cosiddetti parlamentari e degli extraparlamentari, che di solito sono gli studiosi o i professori universitari. Ecco, questo fatto di ritrovarsi eventualmente in una dimensione extraparlamentare mi ha molto divertita, però so che in realtà è una pratica molto seria e molto feconda, appunto, di reciprocità d'ascolto, e quindi volevo chiederti se puoi restituirci l'esperienza che voi, insomma, avete prolungato nel tempo, in cui appunto accade quello che stiamo cercando di fare oggi, cioè che artisti e studiosi trovano l'occasione per dialogare e per, se si riesce, imparare reciprocamente a trovare nuove chiavi di accesso alle cose e alle passioni. Ma i parlamenti di aprile sono, al di là del nome pomposo, no? Il Parlamento poi vuol dire dove si parla, no? Dove ci si guarda negli occhi, come diceva prima Gabriele, anche quello dovrebbe essere vicino alla scuola e al teatro come luogo, no? Un luogo dove in realtà, se fosse la sua vera vocazione, è molto alta, molto profonda. È bellissima la cosa che diceva Gabriele dell'ospedale, no? Della malattia, del luogo di cura. E altrettanto importante che il teatro fosse lo specchio dell'agorà, cioè della piazza dove invece veniva proprio esercitata la democrazia. Quindi politica e sanità, mi sembra che oggi queste due parole insieme sono molto coniugate, no? Erano alleate del teatro, cioè il teatro aveva senso perché si nutriva un po' da cannibale del sangue e delle idee dei suoi cittadini. E quindi i parlamenti di aprile in realtà è un momento che facciamo ogni anno in aprile, chiamiamo degli artisti e degli studiosi, è venuto anche Gabriele, mi ricordo bene, e tra l'altro eri con la professoressa, la Mirella Schino. Ah, è vero? La collaborazione. Dopo ci parlerete del grande Nando. Quindi il piacere di mettere insieme, piacere che noi abbiamo sempre avuto, credo anche proprio Gabriele, no? Siamo di quegli artisti che invece fin da giovani, fin da piccoli, amavano confrontarsi con gli studiosi. Sentivano che era un dialogo fecondo questo, perché credo che gli studiosi abbiano bisogno di noi come noi abbiamo bisogno dei docenti, abbiamo bisogno di chi ha la passione del libro, per tornare a un'altra metafora di Nando Taviani. E gli extraparlamentari, in realtà, Stefania, ogni volta noi chiamavamo così una lista di giovani, tra cui anche Marco è venuto, no? Marco Sciotto, di giovani studiosi che magari non si sono ancora laureati o si sono laureati ma ancora non hanno la cattedra, non hanno, e quindi erano gli extraparlamentari, perché era bello metterli in relazione invece con Fausto Malcovati, con la Laura Mariani, con i vari studiosi e i vari artisti che chiamavamo. E in più, oltre a queste due presenze, c'era anche la presenza di singoli cittadini che vengono a pari titolo a confrontarsi con noi sulle varie questioni. Quindi anche questo in relazione a un'altra cosa che diceva importantissima, che diceva prima Gabriele, cioè noi veniamo da una tradizione del teatro che non è quella della società dello spettacolo. I nostri maestri, dai grandi russi, da Stanislavski e Merkel fino a Grotowski, ma fino anche agli ultimissimi, fino a Living, fino a Barba, sono figure a cui lo spettacolo non è mai bastato. Hanno sempre avuto bisogno di andare oltre, di incontrare la società e la città là dove queste erano, quindi dagli ospedali alle manifestazioni politiche del Living, no? E via di questo passo. Quindi è proprio un bisogno, il teatro è un vampiro, ha bisogno di sangue fresco continuamente, lo deve succhiare da qualche parte. Se si chiude in se stesso, rimane chiuso appunto nella sua bara, come il conte Dracula, e,
e non può far paura a nessuno, fa paura nel momento in cui esce e si nutre del sangue fresco di tutte le creature del mondo, dai nostri giovani adolescenti, che ha ragione anche qui Gabriele, tante volte ti sembrano meno in presenza, no, di quelli che vivono condizioni difficili come Gerusalemme, Scampia. E un po' un trucco che noi in questi anni abbiamo adottato talvolta è quello di mettere insieme anche condizioni sociali differenti, cioè mettere insieme il liceo Marco Polo di Venezia con gli emigranti, tutti stranieri che sono all'istituto tecnico di Asseggiano, che è veramente una no man's land, e metterli insieme vedi che scatena immediatamente tra di loro uno sguardo altro, no? Sbilenco, non sono più nel loro gruppo dove si possono permettere di così di polleggiare, no? C'è un altro che è diverso da me, eppure e questo altro sappiamo che è proprio il segreto anche del teatro, no? L'ascolto, fondamento, ma di qualcuno che comunque è diverso da me, con cui devo fare i conti. Non siamo noi uguali, no? Il noi prima gli italiani, dice qualcuno. No, siamo tutti diversi e il teatro esalta questa diversità. Bene, molto bella questa immagine appunto del teatro come vampiro che ha bisogno di sangue fresco per vivere, appunto. Quindi io adesso inizierei la discussione col pubblico, ma mentre la regia prende le domande del pubblico darei la parola a Marco Sciotto, che è già stato coinvolto, ecco, insomma, perché appunto lavora sul teatro di Marco Martinelli, insomma, e quindi gli diamo la parola per aprire, diciamo, la discussione fuori da noi quattro, ecco. Grazie mille, grazie Stefania per le belle parole, saluto Gabriele Vacis e Marco Martinelli. Io volevo fare una domanda a partire dai due termini che danno il titolo a questo incontro, che sono appunto insegnamento e creatività, che in qualche modo sono unite ma allo stesso tempo rappresentano uno scarto, no, tra i due. Cioè, lo stesso scarto che c'è tra l'idea di fedeltà e l'idea di eresia in qualche modo, no? Cioè, l'insegnamento è qualcosa che si trasmette, che sia un metodo, che sia una poetica, e la creatività è quel qualcosa che nel giocare all'interno di quell'insegnamento permette uno scarto di fare un passaggio che emancipa anche in qualche modo forse da quell'insegnamento. Quindi volevo chiedere a entrambi, sia nella vostra formazione con i vostri maestri, che siano maestri veri e propri o maestri, insomma, con tutto quello che vi ha formato nel vostro percorso, e sia nell'attuale vostro percorso di artisti che formano in qualche modo, in maniera anche eretica, altri artisti, e in che modo garantire quello scarto, appunto, quello spazio di libertà, in che modo è avvenuto, ad esempio, anche con i nomi più noti dei vostri allievi, penso a Emma Dante o, nel caso di Marco, a anche Fanny Alexander, no, che hanno iniziato con la Non Scuola, o con Roberto Magnani. E nel caso di Marco un ulteriore livello, perché la Non Scuola poi ha delle guide disseminate ormai in tutta Italia, ma anche all'estero, che vengono a loro volta formate attraverso un metodo o un non metodo della Non Scuola. Quindi anche lì che scarto di possibilità di creatività c'è in quell'ulteriore passaggio da te alle guide che portano avanti la Non Scuola in giro per l'Italia e all'estero. Ah, Gabriele! No, appena parlato io, vai tu! Vado io? Vai. Sì. Ma se io vedo il lavoro di tanti miei allievi, quello che mi fa piacere è che spesso non assomigliano in niente. Se vado a vedere un'opera di Damiano Micheletto, mi chiedo di dove viene tutto quello che succede lì, perché non gliel'ho insegnato io. Cioè, no, non è vero. Cioè, voglio dire, abbiamo in realtà un legame molto stretto con tutti loro, con Damiano, con Emma, con Serena Sinigaglia, con Leo Muscato, con Francesco Micheli, prima
si citava quest'ultima opera, Francesco Micheli è un direttore di teatri d'opera veramente straordinario. Io sono molto orgoglioso di tutti questi ragazzi, che ex ragazzi ormai, perché ovviamente. Io penso che se c'è un momento in cui bisogna proprio lasciare liberi, ma allora provo a dirvelo così. La settimana scorsa abbiamo lavorato a un progetto sul nuovo libro di Alessandro D'Avenia con i ragazzi della scuola. Abbiamo preparato tutto quello che dovevamo preparare, erano 10 monologhi, ognuno di loro faceva un monologo tratto dal libro di Alessandro D'Avenia, e abbiamo lavorato molto in remoto, perché ovviamente non potevamo incontrarci. Poi per mettere insieme il film, perché poi alla fine diventa un film, ovviamente abbiamo dovuto farci tutti i tamponi, tutti quanti, ed eravamo al Teatro Colosseo di Torino, che è il teatro più grande di Torino, ha 1600 posti, e ovviamente tutto vuoto. E quindi abbiamo ambientato in questo teatro vuoto il lavoro. E i ragazzi della scuola non hanno mai avuto un'esperienza di grande teatro. E lì si trovavano nel teatro più grande di Torino, tutto vuoto, tutto a loro disposizione. Ecco, per me una delle ragioni per cui ho pensato di fare questo lavoro era anche questa, oltre al fatto che con Alessandro D'Avenia siamo amici da tanto tempo e ne apprezzo il lavoro, eccetera, ma il fatto che i ragazzi potessero lavorare in questo grande spazio era abbastanza importante, anzi molto importante per me, perché io da quando siamo entrati lì poi ho detto pochissime cose. Cioè, nel momento in cui loro sono entrati nel teatro, dopo che avevamo lavorato a lungo, prima per preparare tutti i loro monologhi, ma da quando siamo entrati lì, poi ho detto pochissime cose, giusto quando era necessario, ma per il resto li ho lasciati andare. E c'è qualcuno dei miei collaboratori che mi rimprovera il fatto che io ogni tanto butto il bambino in acqua e quello bisogna che nuoti, insomma, e questo non so esattamente quanto, però vedo che nella maggior parte dei casi funziona. Ho sempre paura che anneghino, però sto sempre lì con il salvagente, è ovvio, tengo sempre il salvagente a portata di mano. Però davvero lasciarli andare e stare a guardare quello che succede, per me è meraviglioso, è il momento più bello. Infatti in quei 3 giorni, la settimana scorsa in cui eravamo lì e li vedevo muoversi e li vedevo scoprire cose che gli erano state insegnate ma che loro non sapevano di sapere, perché questa cosa qui è fondamentale. Tu fornisci una serie di strumenti, tutto hanno di fronte a loro una cassetta di attrezzi, ma pienissima di attrezzi sofisticatissimi. Ma se io ho una cassetta di attrezzi sofisticatissimi, poi devo sapere quale prendere, in quale momento e come utilizzarlo. E questo, perché si realizzi questo, bisogna lasciarli andare. Bisogna non aver paura. Questo, cioè, io dico bisogna non avere paura, poi Marco dirà anche lui la sua, ma io c'ho sempre paura, Però bisogna superare questa paura. È come quando mia figlia ha deciso che andava in Australia e ci stava per quasi un anno. Insomma, io ho avuto uno spaghetto che me lo ricordo ancora adesso, eravamo terrorizzati del fatto che era là. Tra l'altro poi ad un certo punto ha deciso di andare a fare un giro dell'Australia con un'amica, no? Quindi figurarsi, era una roba, eravamo terrorizzati. Però non, cercavamo di non dimostrarglielo, cercavamo di rassicurare, cercavamo di fare in modo che lei non avesse paura. Bisogna lasciarli andare. Bene, Marco. Allora, Marco, chiedevi all'inizio anche i maestri, no? Sì, da entrambi i punti di vista. Sì, cioè... Non,
Noi abbiamo cominciato da asini, per noi per primi, da analfabeti del teatro, quindi non abbiamo fatto una scuola e non avevamo proprio un maestro che ci insegnava. Quindi io e Ermanna, subito dopo ci siamo sposati, abbiamo iniziato il nostro errare, che noi usiamo sempre nella doppia accezione, del camminare e dello sbagliare anche. Però poi già nei primi anni, oltre ai maestri di carta, quindi al nutrirci ossessivamente, compulsivamente di certi libri, ricordo il Meyerhold di Malcovati, copertina grigia per la Feltrinelli, cioè per me è proprio una, è un altro, anche il libro dell'Odin, curato proprio da Nando Taviani, con Barba, anche lì copertina grigia, Feltrinelli, ecco, erano davvero sacre scritture per i nostri 20-25 anni, erano, li leggevamo continuamente. E dall'altra era vedere uno spettacolo di Leo De Bernardinis 5-6 volte, non accontentarsi di vederlo e vedere un bel lavoro che ti ha emozionato. Allora torniamo a rivederlo, perché l'emozione cominci a scemare, poi non scemava mai, era sempre forte, perché Leo tra l'altro era capace di modificare anche lui, no? Non era certo uno che faceva il compito sulla scena, ma rivederlo 5-6-7 volte voleva dire entrare dentro ai meccanismi della creazione. E questo valeva per Leo, valeva per Carmelo, per un paio di volte anche per il Living, quando è venuto a Ravenna una settimana ospite della prosa, andavamo tutte le sere. Quando noi abbiamo cominciato e ci siamo resi conto che cominciavamo ad avere vicino dei gruppi giovani, tu hai citato Fanny Alexander, ecco, nel caso di Fanny Alexander è un po' quello che diceva Gabriele prima, cioè sono talmente diversi da noi che siamo davvero orgogliosi, anzi se uno non sapesse che sono cresciuti a Ravenna vicino a noi direbbe ma che relazione c'è tra questi mondi, e si va orgogliosi perché tutte le vie sono valide, no? Se hanno un cuore, diceva Peter Brook, quindi anche bisogna essere orgogliosi delle poetiche differenti, del vedere che persone che hanno cominciato con te invece prendono completamente un'altra strada, oppure come gruppi come Punta Corsara, che invece sono nati praticamente proprio nella non scuola, al Revuoto, eccetera. Lì è più forte la somiglianza con certe nostre chiavi di stile, però è quello che gli dico sempre ogni volta che li incontro e vado orgoglioso di vederli: fatevi la vostra strada, dovete tracciare la vostra orma. Per quello che riguarda invece la non scuola, no, non c'è proprio una formazione delle guide della non scuola. C'è un sentirsi, c'è una sensibilità comune. Condividere un paio di piccoli principi di metodo e di lavoro, e poi ognuno davvero fa la sua strada anche lì, ed è bello però incontrarci, lo facciamo, è una sorta di parlamento non di aprile, perché lo facciamo un paio di volte nell'anno, che abbiamo cominciato a Milano, l'ultima volta a Ravenna, trovarsi insieme a 20, 30, anzi no, eravamo molti di più, 40, guide che vengono dal Veneto e arrivano fino a Noto in Sicilia, e anche avere il polso dell'Italia, no? E sentire come tutte queste guide stanno lavorando con gli adolescenti. E, insomma, è molto formativo per me, ecco, più che formare io le guide della scuola, sto molto in contatto con loro perché mi aiutano a capire meglio anche il paese dove viviamo. Bene, grazie. Sì, credo che entrambi avete detto delle cose molto belle. E io credo anch'io che purtroppo nell'Accademia io conosco moltissimi colleghi che preferiscono avere quelli che io chiamo gli allievi fotocopia, che sono invece secondo me la prova di un fallimento, non di un successo. Avere un allievo che è proprio la fotocopia del maestro non è un buon segno, secondo me, di insegnamento creativo, appunto. L'insegnamento creativo è
Fanny Alexander che escono da Marco Martinelli o Damiano Micheletto che esce da Gabriele, cioè escono cose completamente diverse. Bene, grazie a Marco Sciotto per questa bella domanda che ha aperto. Ora sentirei se ci sono domande dal pubblico, che penso ci debbano essere trasmesse dalla regia. Allora, in realtà io ho già letto qualcosa nei commenti, quindi se volete soddisfo una delle mie passioni. La quasi giornalista. Allora, cominciamo da Laura Mariani, che saluto, un abbraccio. Laura dice, scrive, tutto giusto e molto interessante, tranne il fatto che al cinema siamo indifferenti agli attori. Non so se chi di voi vuole rispondere, forse era più un riferimento a quello che diceva Gabriele. Forse Gabriele ha detto questo fatto che siamo indifferenti. Sì, sì. Che penso che venga contestato. Me ne assumo la responsabilità. No, siamo totalmente indifferenti agli attori, perché a me piacerebbe molto che quando vado al cinema Jennifer Lawrence fosse lì, ma non c'è, è da un'altra parte e non gliene frega niente di me a lei, perché non mi vede, non mi sente, io non ci sono in questo senso, ovviamente. Lei ha agito in un altro tempo, in un altro spazio, in questo senso il cinema non è contemporaneo, il teatro è contemporaneo, non è meglio e non è peggio. Io adoro il cinema e sono uno spettatore di cinema molto più frequente di quanto non sia spettatore di teatro, ma per ovvie ragioni, no? Cioè, il cinema ormai io lo vedo tanto qui, quando vado in treno vedo Netflix, come credo la maggior parte delle persone, no? Cioè, in questo periodo di lockdown, Prime e tutte le piattaforme ci sono venute molto in soccorso, ecco. Quindi, però purtroppo ieri sera ho visto un bellissimo film con Nicole Kidman prima del disastro, cioè prima che si mascherasse, e io posso ancora vederla, chissà lei dov'era ieri sera mentre io ero lì che la guardavo con grande ammirazione. Ecco, in questo però io ho l'impressione che quando appunto si entra un po' nell'immersività del cinema, noi ci sembra di essere lì in fondo, cioè ci sembra in qualche maniera di interagire, e quindi alla fine non siamo indifferenti. Però, no, noi spettatori non siamo indifferenti, ci mancherebbe che siamo indifferenti a... Perché sono gli attori che sono indifferenti a noi, sì, questo è probabile. Sì, noi siamo indifferenti a loro, mentre in teatro no. Ho capito. Bene, no, sentiamo allora qualche altra... Mi piace come vengono... Dai, così le puoi fare anche tu. Io non ci ho preso, adesso non l'ho aperto. No, quindi... ma io devi andare a... cioè, private chat e commenti, se vai lì li leggi. Ah, commenti. Allora, esatto. A farlo tu che sei sì, affiniamo la confidenza con questo spazio. Ah, eccolo qua, sì, ora li vedi, li vedo. E allora, Giorgina Pilo, puoi dire tu che sarà contenta Serena che la citi. Ho avuto l'onore di partecipare ai Parlamenti alcuni anni fa, è stato un indescrivibile spartiacque della mia vita, sono ancora grata. Baci a Marco Ermanno e a tutte le Albe. Beh, quindi ricambiamo Giorgina, ricambiamo tutti i baci. Allora, in realtà la prima domanda dal pubblico è questa, e la fa Raffaella Di Tizio. Vi viene mai detto dagli adolescenti che incontrate che quello che proponete non è il vero teatro? E se sì, come rispondete? Questa è tosta. Questa è soprattutto per me o no? Non è specificato. Non è specificato. Per tutte e due. In realtà, vado io, Gabriele. In realtà agli adolescenti non gli interessa proprio quello nella bara. Non ci poniamo il problema. Se lo pongono quelli tra di loro, quei pochi che però sono sempre un buon numero, che si ammalano del tutto e che anche una volta che hanno finito il liceo o l'istituto tecnico vengono da noi e dicono: ma noi adesso vorremmo continuare, vorremmo fare teatro.
ah, allora lì il gioco si fa un gradino più duro, perché finché sei un bambino o un adolescente, sei una grazia di Dio, cioè la vita ti scorre, e il teatro la fa scorrere, no? nel modo più bello, più... Quando invece a 20 anni dici voglio fare l'attore, allora ci fermiamo a bocce ferme e si ricomincia a ragionare. Allora lì tornano in campo Stanislavski, Meyerhold, Artaud, la disciplina, una serie di elementi che con gli adolescenti non ti poni. Ti basta quel po' di disciplina per il gioco che crei con loro, no? Non so se riesco a spiegarmi bene, cioè dopo inizia un'altra storia, più dura e entusiasmante assolutamente, ma mentre la grazia c'è nei bambini e negli adolescenti in un qualche modo, dopo è una conquista quotidiana. Non so se ho risposto, Raffaella. Poi abbiamo Chiara Mengozzi che invece ha una domanda per Gabriele, no, poi neanche una per Marco, va bene. Che bel dialogo, grazie infinite. Per Gabriele, molto interessante il discorso sulla presenza e la sicurezza. Non direi però che i ragazzi di oggi si sentono sicuri, anche se magari li abbiamo cresciuti con questo mito imperativo. Hanno per esempio una coscienza ecologica molto acuta perché vedono porzioni di reale sparire a una velocità impressionante. Per Marco, poi, qual è il legame tra la non scuola, in particolare il lavoro su con Dante a Nairobi, con quello, per esempio, di Marco Baliani? Prima Gabriele, quindi. Sì, ha perfettamente ragione. Nel film che ho fatto qualche anno fa, La paura sicura, proprio ci si interrogava proprio su questo, e ci sono i ragazzi adolescenti che dicono noi stiamo sotto una campana di vetro, ma questo non ci fa sentire più sicuri, anzi la campana di vetro che ci avete messo addosso ci priva degli strumenti per sentirci veramente al sicuro, anche perché stare al sicuro è una questione assolutamente intima. Quando si dice la parola sicurezza, io sento la parola dire sicurezza, che ne so, a certi politici in televisione, e io penso, ma che cos'ha la sicurezza da spartire con queste persone? Perché la definizione migliore di sicurezza me l'ha data una ragazzina di 15 anni, mentre facevamo il film, a cui io chiedo, quando è che ti sei sentita al sicuro? Quando ti senti al sicuro? E lei mi ha risposto, ma tra le braccia della mamma. Cioè, è una roba intima stare a sentirsi al sicuro, è una cosa individuale, è diverso per ognuno, è una cosa di cui devono parlare i poeti, non i politici in televisione. E quindi quando si usano male le parole andiamo a finire male tutti quanti. E per cui ha perfettamente ragione, noi abbiamo cresciuto due generazioni col mito della sicurezza, ma non per questo sono al sicuro, anzi, il contrario. No, rispetto a Baliani, Marco, ci conosciamo bene, io lo stimo tanto. Non mi è mai capitato di vedere il suo Pinocchio, perché ero sempre da qualche altra parte a lavorare, e quindi non c'è un legame diretto, se non che sì, abbiamo frequentato certi mondi, ecco, abbiamo avuto entrambi la necessità di visitarli, però va bene. E adesso c'è Vincenzo Del Gaudio. Innanzitutto un saluto a tutti. Per Marco, in che modo avete messo insieme l'esperienza della non scuola con quella della chiamata pubblica? Dove avete cominciato a lavorare non soltanto con gli adolescenti? Ciao Vincenzo. La chiamata pubblica a cui ti stai riferendo è quella degli ultimi anni, quando per allestire la Divina Commedia a Ravenna
avevamo come modelli teatrali di riferimento la sacra rappresentazione medievale o il teatro di massa di Meyerkold e Majakovskij. Modelli lontani nel tempo, ma in realtà che si toccano in un punto preciso, e cioè dove in questi modelli il popolo non era spettatore passivo, ma era protagonista attivo, insieme ai monaci e ai giullari nel Medioevo, insieme ai poeti e ai registi nella Russia del primo Novecento. E allora ci siamo detti, per allestire la Divina Commedia facciamo una chiamata pubblica, come faceva Majakovskij, che chiamava contadini e operai nelle strade di Mosca. E abbiamo detto, chiunque, qualsiasi ravennate, di qualsiasi età, lingua, classe sociale, può venire a creare con noi, all'inizio nel 17 era l'inferno di Dante Alighieri. Speravamo in una risposta almeno di 200 persone, perché se no non puoi fare un teatro di massa, se vengono in 30 ti fai ridere dietro. E sono arrivati 1000, sono arrivati un migliaio di persone. Ed è stato all'inizio stordente per noi, ma poi affascinante dividere i cori, e abbiamo scoperto, dopo tanti anni che lavoravamo con gli adolescenti, quanto invece ogni generazione ha bisogno di teatro vero, non quello nella bara, ma di teatro come strumento della persona. E anche qui mi sento molto in sintonia con Gabriele, no? Se il teatro non tracima nella vita, se non tocca la vita, se non si contamina con la vita, quindi prima che essere attore sei una persona, un mondo, sei dei sogni notturni, sei dei desideri, sei delle angosce. Se tutto questo non trovano il modo di diventare forma, linguaggio teatrale, non c'è quello che ci piace, quello che ci fa battere il cuore, che abbiamo 15 anni o che ne abbiamo 60, 70. Pensate, una delle figure più belle in questo inferno di Dante era una signora di 82 anni che era praticamente la più scatenata nel coro delle arpie. Le arpie io gliele avevo fatte digerire con un trucco da così di basso livello, ma che poi non era un trucco, era io stavo dicendo la verità. Cioè, guardate, le arpie, perché nessuno voleva fare l'arpia delle donne, ho detto guardate, ma le arpie sono il femminile terribile di Antonin Artaud. Come? Chi è questo Artaud? Di che cosa stiamo parlando? Va bene, è quel femminile che non rimane sottomesso al maschile, che si ribella, che in un qualche modo fa un sottosopra, un arrevuoto, no? Quindi donne dalla personalità forte, che sembrano arpie o mostri, ma è il giudizio dell'uomo che le definisce così. A quel punto, entusiasmo generale, tutte volevano fare le arpie, tutte volevano essere nel coro delle arpie. Ermanna ha lavorato con loro per lavorare sulla voce. Cosa vuol dire tirare fuori un grido da baccante, da arpia, appunto? E questa signora di 82 anni deve avere sofferto nella vita dagli uomini cose inenarrabili, per cui quando le toccava lei ci alzava i capelli. Veramente era un grido di Dioniso del teatro di Epidauro, di una baccante scatenata. E quindi questo, per rispondere a Vincenzo, è da allora, dal 17, che ormai sì, continuiamo nella nostra scuola con gli adolescenti, ma abbiamo anche proprio sentito quanto un'intera città può essere veramente attraversata dalla linfa, dall'energia, dall'elettricità del teatro. Bene, ora abbiamo due osservazioni sul cinema che poi vediamo se Gabriele vuole ancora ritornare, ma questo ovviamente ha suscitato un po' di... Sotto questo aspetto il cinema non permette quella che Metz definisce permutazione dei poli, che il medium teatrale consente, Alessandro Di Costa. Poi Vincenzo Maggitti, gli attori sono indifferenti a noi, ma noi non lo siamo ai personaggi che loro interpretano, né al sostrato di emozioni che abbiamo accumulato vedendoli in vari film, a meno che non siamo nella rosa purpurea del Cairo. Beh, non sono vere domande, non so se vuoi ancora tornare su questa cosa, se no andiamo avanti, perché devi attivare il microfono, però.
Non immaginavo di avere detto una cosa così provocatoria, anzi, immaginavo di aver detto un'ovvietà, no? Cioè, che mi riferivo esclusivamente al fatto che gli attori in teatro sono presenti e quindi possono ascoltare e possono gli attori essere influenzati dalla presenza dello spettatore. Certo. Ma questo non accade. Attenzione, ripeto di nuovo perché c'è sempre questo equivoco, ma non è meglio o peggio, sono due cose diverse e sono tutte e due importanti. E quando accade il cinema è bellissimo, e quando accade il teatro è bellissimo, certo. Non c'è nessun giudizio di merito in quello che dico. Anche perché io sono uno spettatore di cinema molto... No, questo l'hai detto. Vabbè, comunque chiudiamo con due interventi che invece spostano su altri piani. La sicurezza. Serena Guarracino, insegnando, quando penso a creare uno spazio sicuro in classe, penso a uno spazio di libertà e di creatività, non di limitazione e irrigimentazione. Mi sembra di sentire una risonanza con questa riflessione sulle varie declinazioni dell'idea di sicurezza. Leggo anche l'altra, così poi facciamo, se avete entrambi delle, perché appunto siamo un po' stretti con i tempi. Oggi mi pare che sia dura incontrare l'altra storia, anche i maestri che spesso non sono solo professori. I social, Instagram in particolare, dominano tirannicamente i potentissimi strumenti che i ragazzi utilizzano con un'innocenza disarmata rispetto al pensiero critico. Il teatro in TV spero sempre non sia l'unica via. E va bene, continuiamo anche con, c'è una standing ovation per l'arrivoto delle arpie, che sono anche molto bene e allitterante. Una testimonianza che, e qui abbiamo la nostra amica Angela Albanese, una testimonianza che riguarda Marco e Gabriele, come si fa a separare questi pensieri che si specchiano, e che riprende la questione centrale posta da Gabriele all'inizio, ossia come recuperare la presenza in uno spazio, penso alla DAD universitaria, in cui la presenza ora non è più richiesta. Beh, la lezione registrata di Marco a 100 studenti ha creato presenza, e lui lo sa. Per Gabriele, qualcosa in più, se può, sul lavoro intrapreso, sul concetto di fermezza. Grazie, vi abbraccio. Ora vi do proprio pochissimi secondi per reagire a queste ultime cose e poi sentiremo il video su Nando Taviani. Marco? Vai prima tu, Marco. In realtà, sì, allora grazie a chi ha scritto, grazie ad Angela Albanese per le cose che ci ha detto, viva le arpie che hanno arrivuotato il messaggio. Però la cosa che diceva, è bellissimo questa cosa della sicurezza, no? Cioè, in realtà è un concetto vertiginoso, se ci pensiamo, perché noi siamo esseri fragili e insicuri per struttura, per DNA, cioè ci basta un raffreddore per cadere a terra, no? Adesso siamo dentro a questa nube scura della pandemia e del coronavirus, quindi certo, altro che lasciarlo ai politici, dovrebbe essere proprio un tema di riflessione giornaliero con i ragazzi, perché io li sento in questo periodo ancora più insicuri, cioè davvero invece un conto è avere la nostra età, no? Abbiamo vissuto tanto, Grotowski diceva, siamo sul sole che sta declinando e dobbiamo vivere bene questa fase della nostra vita, ma loro che in questo momento si guardano attorno e vedono una situazione del genere, beh, io li sento quando riesco a avere rapporto con loro, e non tanto di dargli le sicurezze del muscolo, ecco, anche qui, no? Non è una questione muscolare la sicurezza, è proprio una questione di dolcezza, di dialogo interiore con la nostra anima, con quella che è la nostra fragilità. Quindi grazie a Gabriele di avere come sottolineato un concetto fondamentale oggi. Gabriele, adesso invece sulla fermezza. Sì, vado avanti e proseguo il discorso di Marco, perché il... muscolare, come l'ha utilizzato Marco adesso, è un po' tutto quello che io vedo intorno a me, cioè
E mi spingo ancora un po' più in là, che così vediamo se poi dico un'altra cosa provocatoria senza volerlo, ma io penso che viviamo un momento priapistico, no? Cioè è sempre tutto in erezione, cioè tutto a partire dal cielo durismo, no? Di qualche anno fa, non è mica passato, non è dimenticato. Le espressioni d'arte spesso sono in tensione, sono muscolarmente esibizionistiche, no? Allora, lavorare sulla fermezza, che cosa significa? Significa utilizzare soltanto i muscoli che sono strettamente necessari. È veramente un cambio di epoca. È davvero cercare di capire come riusciamo a emanciparci dalla dittatura delle forme. Sono secoli che la bellezza è legata alla produzione di forme, ma se io apro Pinterest trovo tutte le forme del mondo che voglio. E allora qual è il futuro dell'arte, il futuro della bellezza? Quando dico fermezza dico soltanto i muscoli che sono strettamente necessari, quindi è un'altra idea di utilizzo della muscolarità, è proprio un'altra idea. E quando dico che lascio andare, no? Cioè, qual è l'alternativa alla produzione di forme? È la produzione di relazione. È nel filmato che abbiamo visto prima dei ragazzini africani, ma la relazione tra questi ragazzi era bellissima. Che cosa me ne importa poi se cantano bene, se sono perfetti? Anche questa idea della, mamma mia, il perfezionismo a tutti i costi, cioè tutta questa roba qui, io non ci sto più dentro, ecco, ho proprio bisogno di interazione, ho proprio bisogno di relazione. C'è più bellezza in due persone che si guardano veramente, c'è più bellezza in due ragazzi che si ascoltano veramente che in mille immagini di Pinterest. Bene, sì, una riflessione veramente finale, forte, su questa bellezza che è ormai tutta archiviata, che quindi quasi ci opprime con questa sua essere disponibile, cioè il fatto che possiamo sentire, vedere tutta la bellezza e tutta l'arte di tutti i tempi con una facilità che prima è impossibile, e questo invece è saper trovare poi altre forme di presenza e di bellezza. Quindi ringrazierei entrambi per questa bellissima conversazione, ma lo farò dopo, poi di nuovo, diciamo, dopo che ringrazio anche tutti gli intervenuti e le intervenute che hanno allargato e arricchito molto il nostro confronto con queste due grandi figure della scena che ci hanno oggi regalato la loro presenza. Quindi adesso sentiamo un ricordo di Nando Taviani a cura di una sua allieva, Doriana Legge. Ferdinando Taviani è stato il mio maestro, è stato il maestro di molti. Credo proprio che in questa rivendicazione da parte di tanti stia un po' la sostanza di quello che è riuscito a seminare in diversi campi del sapere teatrale. Sicuramente negli studi, sicuramente nel teatro pratico, ma anche nei territori della critica, naturalmente una critica molto raffinata, che anche dove era pungente lo faceva non tanto per respingere alcuni spettacoli, ma piuttosto per individuare le caratteristiche da digerire, che guardava. Quello che è riuscito a fare Nando Taviani naturalmente non è solo estendere il sapere di chi l'ha avuto come maestro, di chi ha inciampato nelle sue pagine, tra i suoi libri, nei suoi saggi, ma Nando Taviani ha sicuramente indicato un modo, ne ha indicati innumerevoli, per prendere in mano la propria testa.
Ora sarebbe troppo facile, troppo semplicistico dire che ha trasformato gli studi teatrali, sicuramente ne ha evidenziato le tensioni, oltre, andando oltre la pigrizia storica. Credo che abbia usato una sorta di forma di dirottamento per mostrare la natura mista degli studi teatrali. Ora, tutto questo come si traduce? Dove sta il seme? Credo, naturalmente non sono la sola, che stia nello stretto legame che ha unito lo studioso Taviani con gli attori, le attrici, gli uomini, le donne di teatro. Durante quegli incontri, mi riferisco alle diverse sessioni dell'ISTA, l'International School of Theatre Anthropology, ma non solo. Durante l'ISTA, ad esempio, durante diversi incontri che duravano mesi, settimane, mesi, Nando Taviani individua delle occasioni per lo storico attraverso le quali ridimensionare i propri saperi, uscire dalla culla la quale lo storico e il studioso stanno comodamente seduti, uscire dalle proprie specializzazioni, stare ore ed ore a guardare gli attori, fare esercizi, fare training fisico, vocale. Dice Taviani, quei momenti di incontro e di lavoro rispondevano a una legge tacita, cioè non abbiamo tempo da perdere. Il tempo della riflessione arriverà dopo. Ognuno se la fa per conto proprio. Dice Taviani, era quello il momento della pesca. Non si sta a vedere se hai pescato delle scarpe rotte, delle aragoste o quant'altro. La cernita la farai dopo, a casa tua. Probabilmente senza quelle giornate, senza quelle ore vissute, dice Taviani, anche vincendo la noia, stando a guardare gli attori per ore, per giorni, per settimane, sicuramente senza quella prossimità con chi il teatro lo fa, lo storico Taviani non avrebbe posto alcune domande ai documenti e non avrebbe avuto il sospetto dell'esistenza di alcuni problemi. Lo storico attratto dal recente e poi va indietro, altrimenti è un antiquario. Piaceva spesso dirlo a Ferdinando Taviani. Naturalmente per il teatrologo la contiguità con chi il teatro lo fa è un'occasione per configurarsi degli interlocutori reali o immaginari, ma anche per provare a guardare nella loro stessa direzione. Questo lo sto dicendo un po' parafrasandolo, ma Nando Taviani lo ripeteva costantemente. Sicuramente senza queste intuizioni, senza la prossimità con gli artisti, Nando Taviani non avrebbe scritto alcuni dei suoi libri da storico più preziosi. Penso a La commedia dell'arte, La società barocca, edito da Bolzoni nel 69. Penso al Segreto della commedia dell'arte, insieme in collaborazione con Mirella Schino, edito nell'82 dalla Casa Usher. Ora, ad esempio, i libri e gli studi sulla commedia dell'arte sono importanti perché Nando Taviani disperde tutte le convinzioni sull'improvvisazione, sul gesto, sull'azione, sulla drammaturgia alla base della commedia dell'arte. Però voglio ricordare anche un altro libro, Uomini di scena, Uomini di libro, dove Taviani ci dice chiaramente che la supremazia del testo non l'ha mai sentita come pericolosa, ma come una divertente sciocchezza, proprio perché ha immaginato il teatro come un racconto di ciò che è più importante. Cos'è più importante? Il racconto degli attori. Ed ecco perché chiude questo libro con una frase importante, evocativa, suggestiva, che mi piace leggere. Quando esplicitamente o tra le righe ci si lamenta perché l'arte degli attori, i poeti della scena, gli scultori di statue di sale, svanisce lasciando traccia solo nelle onde della memoria, ci si dimentica della cosa più importante, che la loro arte non è fatta della sostanza delle opere, ma di quella delle storie. Loro avevano delle storie con gli spettatori e le storie tra persone.
vivono appunto solo nella ferita della memoria. Ora, io avrei potuto iniziare questa mia incursione dicendo che Nando Taviani è stato professore emerito all'Università dell'Aquila, dove ha insegnato per più di 20 anni, che è stato tra i fondatori dell'ISTA, che è stato consigliere letterario, amico e guida dell'Odeon Theatret, che è stato tra i fondatori di una rivista di studi tra le più longeve, di studi teatrali tra le più longeve in Italia, ovvero Teatro e Storia. Questa però non mi sembrava la sostanza, mi sembrava piuttosto l'evidenza di una storia da studioso direi militante, che è tutto vissuto dentro il teatro. O forse avrei potuto iniziare con un ricordo personale con cui invece mi piace chiudere. È un ricordo personale, ma naturalmente è di molti di quelli che sono stati suoi studenti all'Aquila. A Palazzo Campaneschi, che era l'ex sede della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università dell'Aquila, si percorreva uno stretto e lungo corridoio per arrivare ad un'auletta, l'auletta 26, portava il nome però di Sanjukta Panigrahi, la danzatrice odissima. La stanza si trova in un palazzo, Palazzo Camponeschi, che ha subito dei danni a seguito del terremoto del 2009, ma ora è splendidamente restaurato e sede del nostro rettorato. Molti tra di noi lo definivano un pellegrinaggio, quello per andarsi ad accaparrare un posto molte ore prima, a volte, per ascoltare le lezioni. In un'auletta che poteva contenere, diciamo, al massimo 30 persone, ma noi ci stavamo stipati dentro almeno in 50, se non di più, seduti anche per terra. Ricordo Nando Taviani seduto sulla destra, dietro la sua scrivania, spesso aveva in mano una pipa, dall'altra parte un'altra scrivania, scrivania dietro la quale sedeva Mirella Schino. Una lezione a due teste, un teatro a due teste, era un dialogo molto serrato, molto ostinato, spesso anche polemico. Credo che quello fosse un modo di, non tanto di insegnare, ma di farci incontrare il teatro, farci prendere in mano la nostra testa, chiaramente lontano dagli schemi della manualistica e molto più vicino ai conflitti di idee, come piace chiamarlo, andando anche in riferimento alla commedia dell'arte, ai vivi contrasti. Il teatro naturalmente ci insegnava Nando Taviani, è innumerevoli cose, anche molto distanti tra di loro. È per questo che dobbiamo sempre parlare al plurale, dobbiamo parlare di storia dei teatri, dobbiamo parlare di scienza dei teatri. E con questo faccio riferimento ad un saggio di Nando Taviani che andrebbe letto e riletto costantemente, Lettera su una scienza dei teatri, apparso nella rivista Teatro Storia nell'ottobre del 1990. I saggi di Nando fanno gola. Sembra di stare di fronte ad una tavola riccamente imbandita dalla quale pescare idee e domande. Ed è per questo che mi piace annunciare l'uscita di due volumi nei primi mesi del 2021, due numeri che raccoglieranno saggi editi ed inediti di Ferdinando Taviani, a cura di Mirella Schino, ma con l'aiuto di molti. A pubblicarli sarà Bolzoni. In realtà erano stati pensati questi due volumi per gli 80 anni di Nando Taviani, e lui lo sapeva e ne era molto felice. Credo naturalmente che questi volumi, quelli che verranno, quelli che sono stati già pubblicati, possano favorire l'incontro con il teatro di certo, ma soprattutto con lo studioso. Per chi ha conosciuto lo studioso, queste pagine rimangono un modo
per trovare sempre vivi quelli che la ragione mi ci obbliga a dire morti. E vi ringrazio per lo spazio che mi avete concesso all'interno di questa giornata. Bene, grazie a Doriana Legge, questo commosso omaggio a Nando Taviani. E, ci sono delle sintonie con cose che ci siamo detti oggi pomeriggio, molto belle, non programmate ovviamente. L'idea che per Nando la cosa più importante fosse appunto la relazione umana, le storie che ci sono fra attori e spettatori, fra teatro e città, come si è detto, cioè, le storie umane, insomma, che è quello che c'è anche fuori dai teatri. E, io ringrazio ancora tantissimo Gabriele Vacis, Marco Martinelli, questa volta ho invertito l'ordine, perché grazie. Li vedo a voi, a te. E Stefania Rimini per aver organizzato questa cosa assieme a me, Marco Sciotto, tutta la redazione e tutto il pubblico che ci ha seguito in diretta Facebook. E mi piace appunto chiudere con questa immagine che ha detto Doriana. Ecco, l'insegnamento del teatro serve a prendere in mano la nostra testa. Quindi prendiamo in mano la nostra testa e continuiamo in presenza, non in presenza, come sia. E non so, Stefania, se vuoi anche tu dire qualcosa di chiusura. No, io faccio fatica adesso a inserirmi, posso solo dire che mi ha molto colpito il parlare sottovoce di Doriana, che è un segno di sensibilità, di attenzione, di rispetto per il maestro, ma anche di un afflato con cui dobbiamo ritrovarci, proprio perché prendere in mano la testa significa forse anche smettere di gridare e concederci delle forme di parola e di ascolto diverse. Quindi grazie per questo pomeriggio. Come avevo scritto a Massimo, avevo bisogno di respirare, perché i ritmi a cui siamo costretti sono veramente vertiginosi, e poter sospendere tutto e ascoltarvi è stato davvero un dono, quindi grazie e speriamo di ritrovarci in altri spazi, ma con la stessa grande presenza. Comunque sia in presenza e con fermezza. Sarà la parola chiave di questo scorcio. Grazie ancora. Grazie. Ciao, allora. Buona serata a tutti. Ciao. Grazie. Grazie.